È con immenso piacere, mie ombre, che vi do il bentornate su Dragon Quest Builders 2. Allora, come sapete, un po' di tempo fa abbiamo finito la modalità storia, ma ci sono ancora tantissime cose da fare. Non vi dico che ve le porterò tutte, ma vi voglio aggiungere ai video che avete già visto qualche guida extra. Vedrò un po' quante. Oggi vi voglio far vedere come ottenere la spada, nonché l'arma più potente che si possa trovare all'interno del gioco. Infatti non è proprio una cosa così immediata, perché il gioco stesso non ci dà alcun riferimento su come crearla e dove trovare le ricette che ci serviranno. Ma per questo ci sono io, non vi preoccupate. Allora, per prima cosa vi dico i requisiti necessari. Il primo è quello di aver finito la storia principale. Infatti, se non l'avete ancora finita, potrete solamente eseguire una parte della guida e questo non ci servirà assolutamente a niente. Il secondo requisito è quello di aver ottenuto su quest'isola, quindi sulla vostra isola del risveglio, almeno, anzi, diciamo 6.000 cuori. Questo perché dobbiamo andare a sbloccare due isole dal costo di 3.000 cuori l'una. Quindi lo so, ci vorrà un po' di tempo, ma armatevi di pazienza e cercate di accumularli. Allora, vi faccio vedere cosa potete fare per ottenere i cuori abbastanza velocemente. Io ci ho messo un paio di giorni e ci avrò giocato circa 5-6 ore più o meno per ottenerli tutti. Io sono andato avanti dall'ultima volta, non ho fatto nulla di trascendentale, non vi preoccupate, purtroppo. Per costruire veramente in maniera precisa e ordinata ci vuole tanto tempo che al momento non ho. Quindi le stanze che ho creato, le cose che ho creato, le ho fatte apposta solo per cercare di ottenere questi cuori. Allora, i cuoricini ve li lasciano, come sapete, gli abitanti. Potete innanzitutto costruire diverse stanze. Partiamo per esempio dalla stanza da letto. Basterà metterci un po' di letti e qualche illuminazione per far sì che gli abitanti, una volta che arriverà, insomma, il tramonto, la notte, andranno a dormire lì e quando si risveglieranno ci sarà un cuoricino da aspettarvi. Poi ci sono le docce. Anche le docce contribuiscono, diciamo, all'accumulo dei cuori, così come queste altre stanze che, diciamo, sono un po' per il benessere dei nostri popolani. E soprattutto le stanze da bagno. Le stanze da bagno danno un discreto quantitativo di soldi, più che stanze da bagno, dei bagni. Ecco. Quindi, in questo modo, piano piano, riuscirete ad arrivare ai 6.000, ma ci sono due costruzioni che dovete assolutamente fare, perché vi garantiscono veramente un buon numero di cuori. Tanto per cominciare, prima di fare le stanzette qua vi consiglio di creare dei campi in questo modo, posizionando degli spaventapasseri e aspettando che l'ombrisio sistemi tutta la terra, così come i contadini, e poi dare un comando di quello che volete coltivare ai nostri contadini. In questo modo loro inizieranno a coltivare, a occuparsi del campo e mano a mano che, diciamo, i fiori germogliano, iniziano a crescere i grani, i cavoli, eccetera, vi lasceranno dei cuori. Come potete vedere, non sono neanche pochissimi. Infatti, adesso li vado a prendere tutti, ma li ho già accumulati in questi giorni. Poi, importantissimo, dopo che avete fatto i campi, assolutamente ci servirà una cucina. Guardate la cucina quanti cuoricini dà. Un'esagerazione. Basterà creare una stanza, potete farla se volete anche più grande, con una moltitudine di falò e se volete anche dei barbecue. Non sono necessari perché per la maggior parte utilizzeranno i falò, però se volete potete anche farli. Vi basterà inserire all'interno del baule che avete messo nella cucina tutto il raccolto che andremo ad raccogliere da qua. In questo modo gli abitanti si cucineranno da solo il cibo, mangeranno e rilasceranno di conseguenza tantissimi cuori. Poi io qua ho creato anche una stanza delle statue. Qualche volta qualche cuoricino spawna, ma pochi. Però vabbè, era una cosa in più. Senza poi contare il fatto che la cucina ci serve anche per il cibo per noi stessi, insomma. Allora, questi due erano i requisiti principali, quindi finire il gioco e ottenere i 6.000 cuori. Ma ci sono anche dei, diciamo, requisiti secondari che
che però andremo a vedere dopo perché potrete tranquillamente farli dopo. In particolare ci serviranno dei materiali per delle ricette, ma li vedremo dopo. Allora, dovete sapere che per craftare l'arma più potente del gioco ci serviranno due spade che poi andremo a fondere insieme. La prima spada, probabilmente, se avrete seguito sia i miei episodi o semplicemente avrete finito il gioco, è probabile che l'abbiate già ottenuta perché si prende nel corso della storia in un'isola particolare. Chiaramente in quest'isola dovrete comunque aver sconfitto un mostro che vi rilascia appunto questa ricetta. Prima di partire per i nostri viaggi, vi consiglio di prendere insieme a voi Malroth e un altro abitante che è in grado di combattere. E mi raccomando, equipaggiatelo con l'arma più potente che potete creare. Questo perché ci servirà per sconfiggere dei mostri. Allora, una volta fatte tutte queste cose che vi ho detto, recchiamoci al molo e andiamo a vedere dove si trova la prima ricetta per la prima spada. Parliamo con Barbetta e andiamo, ragazzi, a Scogliera Gelata. Se vi ricordate, come vi ho detto, ci siamo già stati, ed è probabile che ci siate stati anche voi. Ci andiamo un attimino solamente per farvi vedere, perché vi voglio far vedere come si ottiene la ricetta, nel caso magari qualcuno di voi non sia riuscito a prenderla o non ne conosceva nemmeno l'esistenza. Infatti io l'ho assolutamente presa per caso, cioè non lo sapevo che quella spada ci sarebbe poi servita più avanti, per cui vi faccio vedere di quale mostro abbiamo bisogno. Quando ritornerete a Scogliera Gelata, così come in altre terre selvagge, una volta finito il gioco, il posto è cambiato. Ogni volta che ci venite sarà diverso. Allora, adesso vi porto in un posto per farvi vedere se riusciamo a trovare il mostro che nasconde la nostra ricetta, che non è altro che un robot gigante. Allora, eccolo ragazzi, io l'ho trovato. Faccio fatica a dirvi la posizione esatta, posso farvi vedere la mappa, ma ogni volta che ci venite potrebbe essere in un posto diverso. Comunque, non ci ho veramente messo nulla, vi basterà semplicemente girare un po' in cerca di quest'ultimo e vedrete che lo troverete abbastanza facilmente. Vi basterà sconfiggerlo per ottenere la ricetta per la spada Falcon. Io adesso non lo farò perché comunque l'ho già presa e magari l'avrete già presa anche voi, che non è altro che questa spada qua, Falcon. Ovviamente non vi dà la spada direttamente, ma dovrete craftarla. Poi potrete fare tutto anche dopo, cioè i materiali li vedremo dopo insieme. Intanto prendiamoci le nostre ricette. Una volta ottenuta la ricetta, vi basterà ritornare al molo e ritornare alla nostra isola del risveglio. Infatti, bisogna necessariamente tornare a casa per poi poter viaggiare in un'altra isola. Una volta ritornati qua, riparliamo con Capitan Barbetta e prepariamoci ad utilizzare i primi 3.000 cuori, ed ecco perché ci servivano. E sblocchiamo Costa Remota. Io ovviamente adesso l'ho già sbloccata. Andiamoci pure, così guardiamo insieme quale mostro ci serve questa volta per ottenere un'altra ricetta. Eccoci qua a Costa Remota. Terre inesplorate, come vi ho detto, ogni volta è diverso. Anche qui, come vedete, c'è una checklist dove potrete completarla per ottenere delle scorte infinite di materiali, almeno credo, anche se ancora io non l'ho completata, quindi non saprei dirvi con precisione. Di solito ci danno questo tipo di ricompensa qui, ma in questo video ovviamente non l'andrò a fare. Magari fatemi sapere nei commenti se volete vedere dei video dove andiamo a spuntare tutto quanto come episodi extra. E iniziamo a cercare il nostro mostro. Il mostro in questione è un enorme ogre verde, quindi non avrete difficoltà a riconoscerlo, insomma. Vi consiglio di cercare vicino a questi laghi viola, anzi a questo lago viola, perché molto spesso si nasconde proprio qua nei paraggi. Di là ho girato più o meno tutto. Eccolo ragazzi, vedete che è vicino a una pozza viola? Eccolo qua ragazzi, il mostro è bello cattivello, quindi state attenti
Si fa, ci vuole un po' perché ha tantissima vita ed è abbastanza resistente, ma soprattutto non fatevi colpire dai suoi attacchi, anche se sembra banale dirlo, e non aspettate troppo tempo per ricaricarvi la vita, cioè se vi colpisce e vi toglie, che ne so, circa metà vita, recuperatela subito perché ci sono alcuni attacchi che vi tolgono veramente un casino. Quindi rischiate di morire. Detto questo, lui ci darà, una volta sconfitto, la seconda ricetta per un'altra spada. Adesso non l'ho ancora creata io perché la andremo a fare dopo insieme. Allora, vi ricordate prima quando vi dicevo che per creare queste due spade ci serviranno determinati materiali? Benissimo, visto che siamo ancora in quest'isola senza starci a ritornare dopo, prenderemo i primi due materiali che ci serviranno per la spada della rovina, ovvero la spada che abbiamo ottenuto poco fa con il mostro verde, con l'ogre, insomma. L'oggetto in questione è uno di quelli più rari presenti all'interno del gioco, ovvero l'oricalcum. L'oricalcum si trova all'interno di queste pozze viola. Vi basterà semplicemente entrarci e iniziare a togliere l'acqua con la vostra anfora in questo modo. Ci vuole un po' di tempo perché l'acqua tende a ritornare al proprio posto, ma piano piano avanzate e togliete l'acqua. Vedete che piano piano si sta ritirando, ok? Ecco, l'oricalcum è nascosto in questi blocchi qua. Infatti, se vedete, qua abbiamo un minerale d'oro. Diciamo minerale d'oro, ma è l'oricalcum. Perfetto, ce ne servirà un altro. Diamo un'altra occhiata se riusciamo a trovarne magari un altro proprio in questa pozza qui, oppure se dobbiamo cambiare zona. Proviamo a togliere un po' d'acqua e vediamo se c'è qualcosa sotto. Perfetto, l'avete visto? Subito qua. Benissimo, non servirà nemmeno toglierla tutta perché una volta che l'avrete individuato. Intanto spuntiamolo, visto che è abbastanza raro. Una volta che l'avete individuato, siete a posto. Facciamo così. Ed ecco qua che abbiamo i nostri due oricalcum. A questo punto su quest'isola non ci servirà fare più nulla, per cui torniamo al molo e alla nostra isola del risveglio. Allora, torniamo prima alla falcone, lasciamo un attimo da parte la spada della rovina. Diciamo che la falcone è più facile sicuramente da craftare. Ci basterà una melma grigia, poi mi sono scritto qua tutti gli ingredienti, tre lingotti d'acciaio e un lingotto d'oro, quindi abbastanza semplice. L'unica cosa un pochettino più difficile da ottenere è la melma grigia. Tra l'altro, la melma grigia ci servirà anche per craftare la spada della rovina. In totale ce ne serviranno due, una per la spada della rovina e una per la falcon. Se siete fortunati e durante l'avventura vi è capitato di ottenerle, chiaramente questo passaggio qui potrete saltarlo, altrimenti, se non ne avete a sufficienza di melme grigie, vi faccio vedere dove li potrete andare a trovare. Parliamo con Capitan Barbetta e dirigiamoci a Krumbuldun. Una volta arrivati, anzi, ritornati a Krumbuldun, apriamo la mappa in questo modo. Andiamo nel livello inferiore premendo il tasto R. Livello superiore, livello inferiore. Allora, qua ci dovrebbe essere un naviglobo. Io al momento non l'ho preso, ma vi faccio vedere comunque dov'è la strada. Il punto più vicino per quanto mi riguarda è il vecchio ascensore, quindi mi teletrasporto qua. A questo punto andiamo a sinistra. Ci sono anche delle altre strade, per esempio lì sulla destra, che però io ancora non ho scoperto. Mi sa che bisogna scavare all'interno della roccia. Comunque io procedo nella strada che avevo già scoperto in precedenza. Una volta arrivati a questo bivio qua, dobbiamo proseguire per di qua a destra e andare giù dove c'è questa specie di zona più chiara, est. E una volta arrivati qui, andiamo ancora dritto, sempre dritto, quindi verso est. Quando arrivati alla fine di questa strada, possiamo iniziare a scavare. Ripeto, voi magari avrete già aperto questa strada, io non l'avevo ancora fatto. Ed eccoci di qua. A questo punto iniziate a guardarvi intorno perché potreste trovare
uno slime di metallo, un metal slime, insomma. Se in questa zona qua non c'è, tornate indietro e iniziate a bucare anche questa zona qua. Ci andiamo a costruire una specie di passaggio, una strada. Ok, proseguiamo lungo questo percorso, sempre guardandoci intorno, ragazzi. E andiamo di qua. Fate esattamente la stessa strada che sto facendo io. Qua di nuovo apriamo un passaggio. E andiamo in questa zona qua, che c'era, io c'ero già stato, ma sicuramente ci sarete stati anche voi durante il corso dell'avventura. Qui per esempio c'è il naviglobo che io ancora non avevo preso e che vado a prendere adesso. Shadow attiva il naviglobo. Ok. Allora ragazzi, la strada dove può apparire lo slime è quella che abbiamo fatto poco fa. Probabilmente adesso non sono riuscito a vederlo. Ricontrolliamoci. Rifacciamola al contrario e controlliamo meglio perché ci deve essere. Eccolo! Non l'avevo visto prima, ma c'era già anche prima, sicuramente. Vedete? Melma grigia. Sappiate che ne apparirà uno di questi slime al giorno, quindi potrete tornarci il giorno dopo e riprenderne un altro. Ok, presa la nostra melma grigia, possiamo uscire assolutamente da questo posto perché non ce ne sono più. Ripeto, se ve ne serve un altro, potrete tornarci domani. Adesso che abbiamo ottenuto i nostri due oricalcum e le nostre due melme grigie, è arrivato il momento di utilizzare i prossimi 3.000 cuori. E così ne abbiamo spesi 6.000 in totale. Bisogna sbloccare Costa Empia. Andiamoci subito. Ancora non ci sono stato, l'ho sbloccata. Ma la vedremo per la prima volta insieme. Dobbiamo andare qui perché la spada della rovina richiede degli oggetti che sono reperibili solamente all'interno di quest'isola. Allora, qua dobbiamo ottenere due oggetti di cui sinceramente ricordo come sono visivamente, ma non ricordo il nome. Comunque, li andiamo a cercare. Tanto penso di trovarli abbastanza velocemente, quantomeno. Se li vedo li riconosco sicuramente subito. Ecco ragazzi il primo. Tra l'altro i due materiali non me ne ero accorto, ma sono anche qua nella checklist. Adesso vediamo se è quello che ci serve. Artiglio terribile, assolutamente sì. Allora ragazzi, eccolo, finalmente l'ho trovato. Bisogna arrivare là sopra. Io penso proprio che costruirò un bel po' di blocchi per arrivare in cima. A tra poco. Eccoci qua. Da notare la maestria della mia costruzione. Perfetto. A questo punto, intanto lo spunto perché, insomma, già che ci siamo. E poi lo prendo. Trac. Eccolo lì. Il corno enorme, ecco come si chiamava. Spuntiamo anche sta robaccia qua, visto che siamo qui. Torniamo al molo. E nuovamente alla nostra isola del risveglio. Ok, adesso ragazzi abbiamo tutto l'occorrente, quindi andiamocene nelle sabbie scarlatte o dove volete per costruire le due armi. Do per scontato che alcuni materiali voi li abbiate già, intendo i lingotti di ferro, i lingotti d'oro, mi sembra ci vogliono. Se avrete problemi a trovare quei materiali lì, scrivetemelo nei commenti che vi cercherò di aiutare. Allora, per la Falcon servono tre lingotti d'acciaio, una melma grigia e un lingotto d'oro. Io ho tutto eccetto il lingotto d'acciaio, ma tanto la Falcon l'avevo già creata precedentemente, quindi siamo a posto. Adesso ci interessa invece la spada della rovina. Quindi, come abbiamo detto, riassumiamo due oricalcum, una melma grigia, un corno enorme e un artiglio terribile. Abbiamo tutto, quindi andiamola a craftare. Boom! Eccola qua. Allora, ragazzi, adesso è venuto tutto molto velocemente, sinceramente non ci ripensavo. Comunque, una volta che avrete craftato le due spade, dovrete fare questa cosa qui: equipaggiare prima la Falcon. Poi, subito dietro, quindi quando avrete la Falcon, la dovrete scambiare con la spada della rovina. In questo modo le due si scambiano, quindi la Falcon ritornerà
nell'equipaggiamento, nello zaino, mentre la spada della rovina si equipaggerà al nostro personaggio. A questo punto sentirete una sigla, una specie di suono, in sostanza, che è questo qua. E qui apparirà un messaggio di allerta. Vi dice che la spada della rovina è maledetta e non si può più levare. Bene, se a questo punto avrete ottenuto quel messaggio lì, siete a cavallo, vuol dire che avrete fatto tutto bene fino ad ora. A questo punto ci servirà un tavolino da toeletta. Diciamo che probabilmente voi lo avrete già, io lo vado a costruire adesso. I materiali ce ne sono a bizzeffe, non credo che avrete problemi per costruirlo e lo vado a posizionare. Questo serve per modificare l'aspetto del nostro personaggio. A questo punto entriamo, confermiamo il nostro aspetto e andiamo nella sezione armi e selezioniamo la Falcon, questa qua. Clicchiamo e poi confermiamo il tutto con il checkmark. Questo personaggio va bene? Sì. Perfetto, questo procedimento avrà rimosso la maledizione della spada della rovina e avrà potenziato la Falcon a 3 stelle. Infatti adesso lo andiamo a vedere. 3 stelle, come vi dicevo, una spada leggera ma veloce e letale, come un falco che si lancia in picchiata sulla preda. Attacco più 126 e colpisce 2 volte. Bene ragazzi, a questo punto avrete ottenuto la spada più potente del gioco, guardate. Colpisce 2 volte a un attacco di 126. Adesso ovviamente questo era un mostro molto semplice da battere, ma è giusto per farvi vedere che la spada attacca 2 volte. In pratica abbiamo unito la spada della rovina con l'abilità della Falcon Blade di colpire 2 volte. Bene ragazzi, questa era l'arma più potente che potrete mai ottenere su Dragon Quest Builders 2. Come avete visto, è piuttosto singolare il modo per ottenerla. Diciamo che vai a sfruttare una specie di glitch, chiaramente messo apposta dagli sviluppatori, ma che sarebbe impossibile da attuare senza una guida. Ci ho messo veramente tanto per farvela, spero che ne sia valsa la pena e che vi sia piaciuta. Io ragazzi vi do appuntamento ad un prossimo episodio, magari anche ci sarà anche un'altra guida su Dragon Quest Builders 2, chissà. Bene, se il video vi è piaciuto, come sempre, spalleggiate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutti i link a cui mi sono aiutati qua sotto nella descrizione e noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.